Moderatore dell'incontro incentrato sul real estate è stato Fabrizio Trimarchi della Jones Lang LaSalle Hotels, che ha cercato di individuare con i suoi ospiti un'ipotesi di modello di sviluppo per le nuove iniziative alberghiere che tenga conto dei vari punti di vista e dei differenti attori che entrano in gioco durante la realizzazione di nuovi alberghi. Secondo appuntamento per noi per l'organizzazione di una tavola rotonda in merito agli argomenti del comparto immobiliare alberghiero. Come l'anno scorso è stato un piacere per noi aver accettato l'invito di Suite Bema per organizzare quest'anno un dibattito che potesse riguardare degli argomenti che ci stanno molto a cuore per la realizzazione delle nuove iniziative alberghiere. Il primo criterio è a nostro avviso quello della accessibilità e quindi della location, le caratteristiche specifiche del sito in cui viene realizzato lo sviluppo e l'accessibilità. Un albergo, un resort che è ad esempio a più di un'ora, un'ora e mezza dal primo aeroporto internazionale è difficilmente riuscirà a rientrare, anche se è un buon prodotto, all'interno di un circuito di commercializzazione. Il secondo elemento è un criterio di tipo dimensionale che spesso viene sottovalutato da alcuni sviluppatori, cioè è necessario soprattutto in location resort che il prodotto abbia un certo numero di camere. La Riviera Romagnola ha una storia che è quella dal dopoguerra di una forte edificazione di strutture alberghiere più o meno tutte similari, escluse forse il Grand Hotel, uno per città importante. Per cui intervenire in un tessuto così fittamente edificato e così, diciamo, un po' troppo omogeneo dell'offerta alberghiera vuol dire oggi come oggi intervenire radicalmente, cioè con dei piani regolatori che veramente vanno nella direzione di rottamazione, per cui abbattimento e ricostruzione di alberghi. La maggior parte di alberghi di cui siamo proprietari sono alberghi in cui abbiamo investito, oltre che nell'acquisto dell'immobile, anche attraverso un piano di ristrutturazione che è stato concordato fin dall'inizio della trattativa. Quindi è un piano che solitamente punta al rilancio della stessa struttura, in alcuni casi è un upgrading, un passaggio, non so, da 4 a 5 stelle, un incremento di camere o comunque un miglioramento dal punto di vista qualitativo. Questo tipo di intervento viene solitamente gestito in contemporanea tra noi e il gestore. La logica che ci piace affrontare è quella relativa alla distribuzione funzionale dell'azienda, alla determinazione di tutti i percorsi e quindi a determinare quelle che sono le componenti che poi avranno una ripercussione sui costi della gestione.